Amici di Zoom In, buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Canti, musiche sono inconfondibili, avete già capito l'argomento di questa puntata. Si parla della festa di Sant'Antonio Abate e per farlo lo facciamo con il direttore artistico della manifestazione Lusandandonie di Iennar, che si svolgerà a Mutignano, Carlo Di Silvestre, nostro gradito ospite. Buonasera. Buonasera, buonasera. Dicevamo di questa bella manifestazione di Mutignano che si svolgerà a partire dalle 16.30 il 9 di gennaio. Iniziamo a parlare un po' anche delle radici di questa festa di Sant'Antonio Abate. Chi era Sant'Antonio? Da dove nasce questa tradizione popolare che poi in Abruzzo è sentitissima? Sì, il rituale del Sant'Antonio è un rituale assai antico ed è il rituale appartenente alla cultura contadina. E, si svolge in ogni angolo del nostro Abruzzo, ma anche nel centro Italia, e riguarda appunto Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio d'Egitto, che nell'immaginario popolare poi tra l'altro viene confuso con Sant'Antonio da Padova, e i due santi si uniscono e vengono ugualmente venerati il giorno del 17 gennaio. Ecco, c'è un'altra particolarità, visto che ha citato la data. Il Sant'Antonio che si svolge a Mutignano è il giorno 9, che però non è la festa di Sant'Antonio, che è il 17, perché? Certamente, sì. La festa vera e propria avviene tra il 16 e il 17 di gennaio, ma sappiamo bene che, come da tradizione, le squadre questuanti vanno girando per le case a portare il canto di Sant'Antonio da giorni prima, anche da 10 giorni prima. Noi abbiamo deciso di svolgere la manifestazione il 9, anche per dare la possibilità agli stessi cantori che normalmente negli anni vanno girando per le case e i padroni di casa aspettano la visita, per non deluderli della mancanza dei questuanti, abbiamo pensato di farla prima e permettere loro appunto di girare ugualmente nei giorni più vicini alla festa di Sant'Antonio. Torniamo all'argomento che avevamo citato in precedenza, cioè le radici della festa, una festa che dicevamo in Abruzzo è molto molto sentita, sono tantissime le manifestazioni che si svolgono in onore di Sant'Antonio Abate. Mi viene in mente quella delle Farche di Farafiglio Rumpetri, che è forse anche la più celebre scenografica, ma ne sono certamente tante. Ecco, stavamo raccontando la figura, sì, del santo. Sì, Sant'Antonio è, abbiamo letto, il santo più venerato dalla società agropastorale. Perché? Perché Sant'Antonio nell'iconografia, se vediamo bene, è rappresentato con ai piedi un maialino. Quindi nell'immaginario popolare, vedendo questo santo con un animale ai suoi piedi, cosa si è potuto pensare? È un santo protettore degli animali, ecco perché è così venerato. Tanto che le immaginette di Sant'Antonio, nelle varie iconografie, perché poi viene rappresentato in tanti modi, le immaginette le troviamo nelle stalle proprio come segno di... per purificare, per protezione, di protezione per gli animali stessi. In realtà il maiale era un cinghiale e il rito del Sant'Antonio, quindi appartenente al cattolicesimo, questo rituale è ancora più antico perché affonda le radici nel paganesimo. E nella cultura celtica Sant'Antonio viene rappresentato dal dio Lug, e anche questo dio Lug ha ai suoi piedi un cinghiale. Stiamo vedendo delle immagini della edizione dello scorso anno, la quarta edizione, quella del 2015. Quest'anno siamo alla quinta edizione del Sant'Antonio che si svolge a Mutignano. Abbiamo parlato del cinghiale o maiale che è ai piedi del Sant'Antonio. La festa si apre attorno alle 16.30 proprio con la benedizione degli animali. Proprio con la benedizione degli animali, come da tradizione popolare, ci sarà questa benedizione sul sagrato della chiesa di San Silvestro, quindi chiunque può venire e partecipare, portare il proprio cagnolino, animale domestico o da cortile anche, e ricevere la benedizione. Dopodiché si dà inizio alla kermesse di canti, quindi le varie squadre questuanti porteranno il proprio Sant'Antonio, che verrà effettuato sia sotto forma di canto o di drammatizzazione. E poi
cosa succederà ancora nel corso della serata? Ci sono degli stand enogastronomici e poi, cosa importante, chiunque può partecipare a questa festa popolare. Sicuramente chiunque può partecipare cantando in onore del santo per ricevere anche insomma, la protezione personalmente. E ci sono degli stand per degustare i prodotti tradizionali come i cillit di Sant'Antonio, questi dolcetti a forma di uccelletto, o anche ecco, degustare del vino cotto, mangiare salsicce e quant'altro. La manifestazione è stata organizzata, ci tengo a dirlo, dall'Associazione Culturale Mutignano Eventi, associazione molto attiva nel territorio, rende sempre il borgo di Mutignano attraente C'è e anche la accogliente. collaborazione del Centro Etnomusicologico d'Abruzzo di Pineto, Sì, che citiamo anche noi. sì. Io ne sono il direttore di questo centro e mi occupo dell'organizzazione logistica per quanto riguarda diciamo, l'aspetto musicale, appunto. La musica è un fattore importante nella celebrazione della festa di Sant'Antonio. Non c'è soltanto la musica in questa manifestazione, c'è anche l'arte. L'arte è affidata alle scuole, vogliamo raccontarla. Sì, più che arte è stata una iniziativa di sensibilizzazione. Perché è un concorso di disegno rivolto ai bambini delle scuole primarie d'Abruzzo per far conoscere loro quali sono le proprie radici ed esprimere quella che è la vita di un santo attraverso il disegno. È un concorso, dunque ci sono anche dei premi in palio. Ci sono dei premi in palio per la scuola, quale premio se non offrire loro delle forniture scolastiche come quaderni, colori, materiale didattico. Alle prime tre classificate, giusto? Questo per il disegno, per il concorso, mentre per i gruppi che vengono verranno remunerati, come anche qui da tradizione, attraverso lo scambio, i questuanti portano il canto e riceveranno in cambio dei doni alimentari, quindi catene di salsicce, prosciutti e forme di formaggio. Cosa rende particolare questa tradizione popolare? Cosa la rende così amata tra le persone, oltre ovviamente alla devozione per il santo? Tutti i rituali sono importanti, i rituali tradizionali, perché si crea il senso di unione, di comunità. C'è il riconoscimento di valori comuni. Quindi, quando si fa festa, una festa tradizionale, diciamo, la si vive in maniera serena tutti assieme. E dunque serve, insomma, per ricordarsi ogni tanto che si è non solo dei singoli o una famiglia, ma si è una famiglia più grande, cioè una comunità. Allora ricordiamo in chiusura l'appuntamento per il 9 di gennaio a partire dalle 16:30 a Mutignano per questa festa di Sant'Antonio de Iennar. Io ringrazio, siamo in chiusura di trasmissione, ringrazio Carlo Di Silvestre per essere stato con noi. Grazie tante, grazie. E allora, ovviamente l'appuntamento è per il 9 di gennaio a Mutignano, andate a vedere questa be bella festa, è una bella tradizione popolare da riscoprire o da scoprire per chi non la conoscesse, da vivere per chi la conosce. Zoom in termina qui, ovviamente l'appuntamento è alle prossime edizioni con altri argomenti. Grazie per averci seguito, buona serata.